La nostra presenza in questo parcheggio non è una protesta contro qualcuno, contro l'amministrazione o contro l'opposizione, o insomma una protesta, ma semplicemente un appello alle istituzioni, in particolare al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale a intervenire per trovare una soluzione alla gestione dei parcheggi che come è noto è una gestione molto problematica perché stiamo lavorando sotto costo ormai da circa 9 anni e quindi con il tempo la situazione si aggrava, l'estate è alle porte e con l'estate praticamente il traffico cala e quindi se adesso abbiamo difficoltà e abbiamo rinunciato per l'ennesima volta alle ferie, alle tredicesime eccetera, poi addirittura si dovrebbe parlare a rinunciare a degli stipendi. Cosa chiediamo? Noi chiediamo semplicemente che le gare vanno fatte, perché sappiamo che vanno fatte, e quindi chiediamo di accelerare le procedure. Ricordiamo che il Comune ha ancora in mano dei nostri progetti nell'ultima fase dell'amministrazione comunale commissioni consigliari hanno valutato positivamente e hanno sostanzialmente approvato all'unanimità, mancava semplicemente il parere tecnico legale per metterlo a gara. Adesso, dopo che è saltato, che è andato deserto tecnicamente l'ultima gara, noi praticamente ci chiediamo perché non possa essere ripreso quei progetti che molto vantaggiosi per il Comune, perché tutti gli utili sarebbero destinati all'interesse pubblico e all'occupazione.